Sì, ma abbiamo preparato la sigla di Carlo Lazzotti. Carlo Lazzotti, buongiorno. Buongiorno caro Flavio. Come stai? Tutti gli ascoltatori, bene tu? Bene, bene, grazie. Ti facciamo svegliare allora con i titoli di Sky Sport 24, così riassumiamo, c'è un grandissimo titolo sul Corriere dello Sport, Carlo. Sentiamo i titoli intanto. Sara Errani si presenta, ora è davvero una campionessa, battuta la Stosur in semifinale per conquistare il Roland Garros, sabato lotterà con la Sharapova che ha sconfitto la Kvitova. Piccolo Giaccherini, grande favola azzurra, vide l'ultimo europeo da disoccupato, domenica titolare con la Spagna, Prandelli ha scelto anche in difesa, Bonucci a centrocampo, Thiago Motta. Un europeo e vacanza fino al preliminare d'Europa League. L'Inter tifa Snyder e si coccola Longo, che però è in comproprietà col Genoa. Incontro per Silvestre del Palermo. Del Piero americano Noble, giocare la Champions con Malaga, Arsenal o una terza sorpresa. Ma chi sarà il sostituto del capitano? Giovinco aspetta, Marotta lavora. La maglia come l'anno scorso, ma squadra tutta nuova, effetto Zeman anche sulle presentazioni, sfila il giovane Verre e Baldini esalta il boemo, farà emozionare Roma. Il Pescara ha scelto Stroppa, allenatore, pensare che da giocatore ha avuto Zeman come maestro, il Catania tenta Maran che risponderà dopo il playoff, domani l'annuncio di Montella a Firenze. C'era una colletta dei giocatori della Samp per vincere il derby. Anzi no, quel che si sente nelle intercettazioni viene smentito dalle testimonianze. In procura Cremona nega tutto l'ultra Leo Pizzi. Al Delfinato lo allungo giusto è quello di Bradley Wiggins. Grande prova del capitano del Team Sky che nella cronometro vince e consolida il primato. Ora è sempre più maglia gialla. Faccio scegliere a te Carlo, partiamo dagli argomenti nazionali e internazionali, quindi europeo, Roland Garros oppure Roma e Lazio prima che vuoi? Beh, oggi è il giorno d'apertura degli europei. Insomma. Partiamo dal nazionale, allora vado con la Gazzetta dello Sport, titolo Eurostar da una parte, Stella d'Italia dall'altra. Europeo, Polonia-Grecia alle ore 18, si parte, chi brillerà di più? Mentre poi per quanto riguarda il tennis, Stella d'Italia, clamorosa Sara, questa è l'analisi di Vincenzo Martucci. Partiamo dagli europei che iniziano oggi e so anche che tu volevi dire due parole di introduzione. Beh, iniziano oggi, io consiglio a tutti di vederli perché come dico sempre gli europei sono una manifestazione molto più interessante dei mondiali. Non ci sono le squadre materasso asiatiche, africane o dell'Oceania, perché la Formula 16 permette soltanto alle migliori del vecchio continente di entrare in azione, quindi ogni partita è già uno spareggio, ogni partita è già decisiva. Guardate oggi, esordisce la Polonia alle 18 e alle 20.45 c'è un Russia-Repubblica Ceca che può sembrare di secondo piano, in realtà è già uno spareggio per decidere chi andrà avanti insieme alla Polonia, perché la Polonia probabilmente poi passerà il turno, visto che è una squadra solida e gioca in casa e farà le prime due a Varsavia. E domani ci sono Olanda e Germania che giocano, domenica gioca l'Italia, lunedì c'è Francia e Inghilterra. Mamma mia. È un programma straordinario. E, ripeto, non ha quasi nulla a che fare con un mondiale, soltanto che il mondiale è un europeo, scusate, con in più Argentina, Brasile e Uruguay, ma con tante squadre materasso a volte. Questa invece è una manifestazione, questa dell'europeo, concentrata, assolutamente densa proprio di significati. Ci sono ancora alcune ore di tempo prima di iniziare appunto a giocare, possiamo anche scommetterci sopra, su chi punti? Ti chiedo proprio, vai in ricevitoria, tu che sei il direttore comunque di Betpress, che è una testata anche degli amici, anzi li salutiamo gli amici di Eurobet, che vai in ricevitoria e che ti giochi, Carlo? Vincente, manifestazione? Germania. Ok, capocannoniere? Capocannoniere a quel punto Mario Gomez. Ah, Germania, quindi accoppiata tedesca. E per quanto riguarda l'Italia invece, come ci si presenta? Perché il bagno di folla che la squadra poi ha assaporato in Polonia per l'allenamento è stato comunque molto, molto importante dopo la brutta sconfitta di Zurigo contro la Russia. Come ci si arriva però? Perché i problemi di formazione ce ne sono tanti e per esempio l'ultimo è il dubbio se tenere o meno Barzagli oppure se convocare e portare Astori e poi c'è il dubbio che è legato alla presenza di De Rossi centrale, ma questo è un dubbio più che altro di carattere tattico. Che ambizioni ha l'Italia? Anche perché tutti i giornali si interrogano proprio su questo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Io credo che in questo momento l'Italia l'unica ambizione che può avere è quella di sopravvivere al primo turno.
quindi alla fase preliminare, già superare la Croazia sarebbe un grande passo in avanti. Il problema fondamentale è che esordisce contro una Spagna che vuole confermarsi, magari non ci riuscirà, però è enormemente più forte della squadra azzurra in questo momento. E quindi insomma il primo turno deve essere, insomma, piano piano, dobbiamo prendere confidenza con la manifestazione andando avanti un passetto alla volta. Sulle gare di oggi, Polonia-Grecia ore 18, come le giudichi anche dal punto di vista di un pronostico? E cosa giochi in Polonia-Grecia alle 18 e cosa giochi in Russia-Repubblica Ceca alle 20:45? 2-1, perché la Polonia ha tutto il paese alle spalle, gioca a Varsavia, quindi contro una Grecia tra l'altro che è una via di mezzo tra una squadra ringiovanita e una ancora vecchia, per cui squadra che segna davvero poco, fa fatica, quindi segno 1 per la Polonia. Segno 1 anche per la Russia contro la Repubblica Ceca, perché la Russia sta tornando una squadra solida e l'abbiamo visto proprio noi, proprio l'Italia, ne ha fatte le spese qualche giorno fa quando si è fatto sorprendere da uomini come Shirokov, Shavin, Kersakov, insomma si conoscono bene, che hanno acquisito tanta esperienza anche all'estero, come il caso di Arshavin in Inghilterra, e che secondo me possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Due parole anche su Roland Garros e sull'impresa di Sara Errani, straordinaria in finale sia in doppio che in singolare, ma credo poi il tennis sia uno sport, come dice il maestro Rino Tommasi, uno sport ormai il doppio non merita neanche di esser visto. Però ha scritto la storia, Flavio, nel senso che alla fine non sai, nessuno c'è mai riuscito. È vero. Di tennisti italiani, per cui è importante anche questo dato. Poi noi ci auguriamo chiaramente che possa andare a vincere tutte e due, perché vorrebbe dire che anche Roberta Vinci ha alzato un titolo a Roland Garros, però credo che davvero sia opportuno sottolinearlo. La Schiavone c'è riuscita nei due anni scorsi di riuscire ad arrivare in finale a Parigi, Sara Errani ci arriva anche nel doppio, quindi io credo che l'impresa davvero di Saretta sia straordinaria. È la più difficile, credo, poi questa finale qua contro Maria Sharapova. Con questa Sharapova, tra l'altro determinatissima a risalire la classifica, che sta giocando molto bene, sì. Durissima. Quindi questi erano i titoli della Gazzetta dello Sport, la completo, la lettura della Rose in breve tempo. Sono due boxini in taglio basso, sull'Inter il baby bomber, l'Inter girerà Longo al Genoa per avere Destro. Longo è il numero 9 della primavera che ha realizzato la tripletta che ha permesso all'Inter di arrivare in finale contro la Lazio per il campionato primavera. Poi altro boxino, l'indiscrezione, la maglia Juve avrà una scritta con il 30 ancora. San Siro, il Milan pensa all'acquisto dello stadio, chiudiamo con rompipallone di Gene Gnocchi. Blatter ha finalmente trovato l'alternativa ai calci di rigore, vince la squadra che riesce per prima a calcolare l'IMU. Non male. Non è male. No, non male per niente. Corriere dello Sport, eccolo qua il titolo che ti dicevo prima. Sì, Zeman punta su Bojan. Lo spagnolo può esplodere definitivamente con il Boemo, ma la Roma deve ridiscutere subito il contratto col Barcellona. Nel 2013 rischierebbe di perdere la punta per 1 milione. Titolo grosso, proprio due colori, Bojan scritto in rosso, e la foto anche dell'attaccante numero 14 della Roma. Se vuoi vado anche all'interno, così ti leggo gli articoli più precisi. Eccolo qua, Roberto Maida, pagina 3, Corriere dello Sport. Zeman Bojan, amore in vista. Se il club crede nello spagnolo deve ridiscutere il contratto per non rischiare di perderlo nel 2013 per 1 milione. Con il Boemo potrebbe esplodere, a quel punto per acquistarlo bisognerebbe versare 28 milioni al Barcellona. Zeman Bojan secondo te, Carlo? È una notizia straordinaria, nel senso che tutti quanti abbiamo, almeno tutti quanti quelli che sono attaccati a questo giocatore, che pensano che questo giocatore possa dare molto, ma molto di più, perché secondo me con Zeman lui esplode veramente, fa davvero, non soltanto in doppia cifra, ma può fare 20 gol serenamente, e in questo momento, a prescindere dal ruolo che può avere Francesco Totti, punta oppure uomo da Del Piero, quello lo deciderà, sì. Zdeněk Zeman, Lamela, Bojan, Osvaldo è quanto di più vicino all'attacco che desidera secondo me davvero Zeman. È la verità. Andiamo, prima di tornare poi sulla Roma, perché con il romanista andiamo a chiedere un giudizio anche a Carlo sulla nuova maglia presentata ieri. Intanto anche la Lazio ha una buona notizia, la prima notizia di mercato. Ecco il Maz, la spalla di Klose, conferme dalla Turchia e della Lazio, il costo 7 milioni. Pagina 7 del Corriere dello Sport, il Maz, una freccia nelle mani di Petkovic, in Turchia sono sicuri, l'attaccante va alla Lazio, è il primo colpo pensato per il nuovo tecnico, gli servono giocatori veloci in tutti i reparti. E poi ancora sulla Lazio, ha ragione Petkovic, fate largo ai giovani, e si parla anche già di modulo Lazio giusta per il 3-5-2. Vado a leggerti una
formazione messa in campo dal Corriere dello Sport, così mi giudichi secondo te dove può arrivare una formazione così. Marchetti in porta, difesa 3 con Breno, Dias e Radu, centrocampo da destra a sinistra con Co, Ciana, Ledesma e Lulic, Hernanes dietro alle punte che sarebbero Miroslav Klose e il turco Yılmaz, che tanto bene ha fatto quest'anno. Secondo te? Forse questa? Secondo me da quanto è arrivato, scusate, in questo campionato in giù, nel senso che poi ovviamente Petkovic qualche cosa pagherà in termini di poca conoscenza della Serie A. D'altronde lo ha fatto Luis Enrique lo scorso anno, quindi non vedo perché non debba pagare Petkovic. Sarebbe il primo allenatore straniero che arriva e improvvisamente già conosce tutto il calcio italiano. Cioè, noi abbiamo l'esperienza a Roma di Eriksson, che il primo anno insomma per lui è stato davvero complicato, di Carlos Bianchi, che non ci è arrivato neanche a fare un anno completo, di Luis Enrique. Sarebbe davvero, mi sorprenderei se Petkovic arrivasse e sapesse già tutto e non dovesse pagare lo scotto e il noviziato della Serie A. Prima di tornare alla Roma con la prima pagina della Romanista, leggo rapidamente tutto, la prima di tutto Sport, l'apertura centropagina sulla Juventus, la Juve non dorme, Nedved esclusivo, un'intervista esclusiva a Pavel Nedved. Dice il ceco: aggiungeremo altri campioni alla squadra e so come portare un top player a Torino. E invece in taglio alto troviamo ancora spazio per il Roland Garros. Favolo Sara, impresa delle Rani a Parigi, batte la Stosur e domani in finale trova la bella Sharapova. Oggi intanto si gioca il titolo del doppio assieme alla Vinci. Di spalla sugli europei, Bunker Italia, Thiago Motta se la prende con Balotelli. E poi quattro boxini in taglio basso, c'è il giallo, Milan Arabo, ora è caos sull'accordo. E poi Palermo, Silvestre e Viviano sono grane Inter, li vorrebbero entrambi i nerazzurri, ma evidentemente ci sono trattative in stallo. Dal Cesena, Parolo verso il Parma, Lazio, Yılmaz. E poi allenatori, svolta Pescara, è Stroppa il dopo Zeman. Che scelta è Stroppa, Carlo, per il Pescara? Stroppa può essere una scelta interessante, perché Alto lui Adige, ha guidato la primavera del Milan. Sì. La Roma di Alberto De Rossi l'ha incontrato spesso e volentieri, lo ha sempre battuto, c'è da dire questo. Però è un allenatore che può essere interessante per il Pescara, perché è un'ottima scommessa. Ecco, diciamo che il Pescara in questo momento si sarebbe orientato su Stramaccioni, se Stramaccioni non avesse già fatto carriera con 6 mesi di anticipo passando all'Inter. Vabbè, perché... credo sì, ci abbia pensato tra Pescara e Inter. No, ma nel senso che comunque sì, sia tra De Rossi, Stramaccioni, Stroppa, insomma, ecco, se uno vuole andare a prendere un allenatore della primavera, certo, importante, scegli uno di questi tre nomi. Vero. Peraltro ha fatto anche esperienza, ha fatto bene con l'Alto Adige nella passata stagione, quindi sì, è entrato, certo, più o meno. Abbiamo ancora un paio di minuti per un tuo giudizio sulle maglie. Leggo la prima pagina del Romanista. Vivo per lei, e c'è la foto della nuova maglia della Roma, sempre K, con un nuovo colletto e anche nuovi colori, oro e porpora, come nell'83. Leggo dal Romanista: è la maglia della Roma, è la cosa più bella per un tifoso. È stata presentata alla Rapacis ai colori della nostra tradizione. Ci sono le parole di Conti, che dice: chi la indossa deve sapere cosa rappresenta. Lo fa Verre, che dice: noi romanisti dobbiamo onorare questa maglia per tutto il mondo perché è speciale. Baldini dice: adesso ci metteremo dentro dei campioni, la difesa sarà il primo reparto dove interverremo. Vogliamo fare un calcio che faccia innamorare la gente, Zeman è la scelta. Parlato anche Fenucci, dice: vogliamo costruire una squadra che sia spettacolare e vincente. I tifosi scrivono, la romanista evidentemente, è un'emozione. Il tuo giudizio sulla maglia, Carlo? Ma la maglia più o meno è simile a quelle degli anni passati, se non per la differenza del colletto, che è un po' un ritorno all'antico. Io sono anche abbastanza contento, perché poi se il colletto è di quelli rigidi che si possono alzare un po' alla Cantona, mi piace ancora di più, insomma, quindi piace anche, credo, a Francesco Totti, perché anche lui ha l'abitudine di alzarlo e di giocarci in quel modo. Però è una maglia sempre affascinante, nel senso che qualsiasi maglia poi della Roma viene presentata richiama sempre un fascino straordinario. È vero, peraltro c'è anche questa variazione del colore, si è tornati proprio ai calzettoni, io credo che sia bravo, ricordano. La scelta differente quest'anno è un ritorno all'antico, perché ai tempi della Roma di Bruno Conti, Falcao, di Bartolomei, i calzettoni erano rossi con una striscia arancione. Si è tornati a questa scelta, per cui non ci saranno più i calzettoni neri, ed è questa la maggiore differenza rispetto agli anni passati. È qua che viene richiamata praticamente l'epopea degli anni 80. E sono entrati con Zeman i calzettoni neri, se ne rivanno
con Zeman, perché hanno, è dal 99 se non sbaglio, la maglietta quella di Adora con i lupetti verdi sulle spalle. Sì, credo di sì. Carlo, grazie, ti auguro un buon weekend, ci sentiremo lunedì mattina col risultato dell'Italia da commentare e già le prime partite dell'Europeo. Grazie a te, caro Flavio. Buon weekend a Carlo Lazzotti.